Spesso la realtà supera la fantasia. Sicuramente è il caso di quanto sta avvenendo negli ultimi tempi, in concomitanza con il fatto che siamo soliti ormai chiamare governi tecnici quelli che a un'analisi non superficiale risultano di fatto colpi di Stato finanziari. In effetti sembra che le profezie delle distopie novecentesche alla Orwell siano state ampiamente, non dico realizzate, ma di più superate dalla realtà dei fatti, a tal punto che forse un Orwell o un Huxley potrebbero considerarsi oggi dei dilettanti al cospetto di una realtà che ha essa stessa superato le peggiori prognosi fatte da questi romanzieri di distopie. In effetti il nostro è un tempo che si lascia ben inquadrare con le categorie di 1984 di Orwell. È un tempo in cui le missioni militari vengono chiamate missioni di pace, è un tempo in cui il dominio totalitario della finanza e dell'economia capitalistica si chiama pudicamente democrazia, è un tempo in cui il dominio assoluto sulle vite umane da parte della finanza e della legge della competitività si chiama libertà. È un tempo in cui ancora le aggressioni imperialistiche vengono salutate come interventi umanitari. Ed è, non da ultimo, un tempo in cui la distruzione degli stati sovrani democratici ad opera di giunte militari alle dipendenze dell'economia finanziaria vengono chiamate governi tecnici. Espressione quanto mai orwelliana, espressione che chiede di essere decostruita mediante il concetto filosofico. In effetti il governo tecnico, che è tipico di questo primo scorcio di millennio, si pone a tutti gli effetti come espressione della volontà non certo del popolo democratico e sovrano, che anzi ogni giorno di più è spodestato ed è privato della possibilità di decidere della propria esistenza. Il governo tecnico invece esprime sempre puntualmente la volontà dei mercati, la volontà dell'elite dominante, la volontà della finanza e della bancocrazia, come la chiamava Marx, ovvero sia del potere del sistema bancario. Sono appunto i governi tecnici quelli che si presentano come tali da salvare gli stati in situazioni emergenziali e che in realtà sono appositamente inviati con l'obiettivo di consegnare quegli stati, senza possibilità di discussione democratica, alle volontà dell'élite e del sistema finanziario. Ancora potremmo ben dire che il sistema del governo tecnico si pone nel quadro di quella che Michel Foucault chiamava la governamentalità liberistica, in forza della quale il paradigma dominante è quello della crisi. La crisi diventa un metodo di governo mediante il quale, presentando come emergenziale la situazione, si istituisce una falsa contrapposizione fra la possibilità A e la possibilità B, dove però i dadi sono truccati, perché in verità la possibilità B non può essere presa, la possibilità B è un vicolo cieco. In questo modo si istituisce una falsa dicotomia, perché in realtà la sola scelta possibile è quella già preventivata dal potere, cioè A, presentato come necessità ineludibile. Ecco allora che il paradigma della crisi, dell'emergenzialità tipica della crisi, è sempre quello per cui o si sceglie A, oppure se si scegliesse B si precipiterebbe nell'abisso. Sicché occorre, per salvare la situazione, scegliere sempre A. In questo modo, tramite il paradigma della crisi, come metodo governamentale, quelle che sono le scelte politiche prese dall'élite, dal sistema finanziario, vengono presentate come necessità ineludibili che, se non venissero accolte, per ciò stesso si produrrebbe una catastrofe generale. Debbono essere accolte per salvare la situazione. Ecco allora che i colpi di Stato oggi avvengono per tramite di questo paradigma, di questa grande narrazione, per cui per evitare l'abisso B si impone di necessità A, il governo tecnico che nessuno ha mai eletto e nemmeno preventivato e che viene imposto dall'alto.
un caso specifico fu, per quel che riguarda la sventurata penisola italiana, il governo Monti nel 2011, il quale governo, come sappiamo, non fu scelto democraticamente in alcun modo e fu invece imposto dall'Unione Europea, ovvero da quel che l'Unione Europea effettivamente è, cioè la Banca Centrale Europea, la moneta unica, il potere della finanza privo di ogni scelta democratica e di ogni mandato politico, puro potere dell'economia finanziaria spoliticizzata, che appunto impose all'Italia un governo tecnico il cui solo fine era di fare le riforme, così vengono ancora una volta orwellianamente chiamate, le scelte prese dall'alto, in particolare dalla Banca Centrale Europea, che anche nel 2011 mandò una lettera all'Italia con i compiti da fare. E quindi abbiamo per un verso una spoliticizzazione dell'economia, l'economia prende il posto della politica come superiore non recognoscence e detta lei il mandato politico alla politica, e per un altro verso abbiamo, in una sorta di trasformazione del sogno di Marx dei proletari al potere o del sogno di Lenin di tutto il potere ai soviet, abbiamo l'incubo oggi di tutto il potere agli economisti, tutto il potere alle giunte militari economiche, dette governi tecnici, che senza alcun mandato democratico eseguono semplicemente in nome dell'economia e delle sue leggi le riforme, che sono sempre tagli lineari alla spesa pubblica, tagli lineari ai salari, innalzamento dell'età pensionabile, distruzione programmata dei diritti, che vengono appunto chiamate riforme, con lingua orwelliana, perché riforme sono effettivamente sempre e solo per i dominanti e per il capitale. Questa è l'essenza di quelli che vengono chiamati in neolingua orwelliana i governi tecnici, come appunto espressioni di una sorta di volontà spoliticizzata e senza democrazia del mercato, per un verso, e come compimento di vere e proprie giunte militari di tipo economico, con il mandato di applicare le riforme scelte da banche e finanza, a detrimento della vita dei lavoratori, dei popoli e delle classi medie. Questa è l'essenza dei governi tecnici che sempre più vanno a imperversare nell'odierno tempo della crisi planetaria e del sistema eurocratico pudicamente chiamato Unione Europea. Mentre stiamo parlando, 2016, siamo al cospetto di sempre nuovi governi tecnici che sono appunto espressione della volontà non democratica dei mercati e che appunto hanno come proprio obiettivo quello di imporre anche politicamente la decisione economica. Non è un caso che nel 2011 il governo Monti fosse un governo di economisti, l'economia al potere, il cui obiettivo fu, come possiamo ben dire oggi nel 2016, quello di distruggere lo Stato sociale, abolire i diritti sociali, tra cui l'articolo 18, imporre lo strapotere della finanza sempre in nome delle riforme, dell'adeguamento ai parametri europei, del fiscal compact e così via. Ebbene, potremmo ben dire che se fossimo in 1984 di Orwell, troveremmo forse scritto la guerra e pace, la schiavitù e libertà, l'ignoranza e sapere, il governo è tecnico.